La notizia del mancato rinvio in commissione di questo DDL, un commento a caldo? È una brutta notizia, ma la battaglia non si chiude qui. DDL e Lega si sono ricompattati nel voto, questo sembra di capire, ma riteniamo che sia una saldatura fragile. Dentro questa maggioranza ci sono posizioni diverse anche su questo tema e c'è soprattutto un'opposizione fortissima che sale dal mondo dell'informazione e da tanta parte dell'opinione pubblica che ha capito che si tratta di una legge bavaglio, ha capito che si tratta di una legge vendetta, ha capito che si tratta di una legge rancore. Quel rancore che sta ispirando larga parte del Senato nel decidere un provvedimento punitivo nei confronti dell'informazione. Non riusciranno a passare e dopo i presidi di questi giorni cresceremo di intensità. Lunedì prossimo ci sarà un incontro in Federazione della Stampa con tutti i direttori di testata e se necessario, e sembra proprio essere necessario, si arriverà a una nuova grande manifestazione in difesa non di una categoria, ma del diritto dei cittadini ad essere informati in modo corretto. La cosa più grave di questo testo è il fatto che voglia un'informazione asservita, ossequiosa, in ginocchio, un'informazione che stia alla larga dai temi scomodi. Questo diritto di sapere i cittadini italiani non se lo faranno scippare e dovranno capirlo anche i senatori.